Ognuno è raro e unico a modo suo. Lo sanno bene gli studenti dell'alberghiero di Termoli che insieme all'associazione Molisiamo Mamme sono stati i protagonisti di un evento organizzato davanti alla Chiesa del Sacro Cuore per sensibilizzare l'opinione pubblica al tema delle malattie rare e per mostrare la vicinanza a chi vive in prima persona una simile patologia. Una mattina all'insegna di arte e musica con gli studenti che hanno realizzato murales e hanno partecipato a una gara di freestyle e beatbox, producendo con la voce i suoni della batteria. Noi siamo, come dice il nome, un'associazione di mamme, quindi il nostro scopo, il nostro focus è quello dell'universo della mamma e delle donne, diciamo allargando. E siccome facciamo numerosi eventi, abbiamo fatto numerosi eventi e numerosi progetti che riguardano la genitorialità e la figura in particolare della mamma, perché abbiamo fatto questo, abbiamo affrontato il tema delle malattie rare, come pure abbiamo fatto un progetto nelle scuole elementari sulla diversità, perché alcune di noi si trovano coinvolte in prima persona con una malattia rara piuttosto che con una sindrome di Down, con l'autismo. L'evento è culminato in un flash mob a cui gli studenti insieme ai docenti hanno partecipato con una coreografia realizzata apposta per l'occasione. Un'iniziativa per sensibilizzare anche le istituzioni e il mondo della ricerca che è stata possibile grazie all'impegno di coloro che fanno parte dell'associazione Molisiamo Mamme. Questa è una cosa molto importante anche per noi famiglie, coinvolti in prima persona, perché purtroppo avere una malattia rara sia dal punto di vista medico, diagnostico, ma anche dal punto di vista psicologico è abbastanza, convivere con questo è abbastanza difficile ed è un mondo molto ricco di solitudine, quindi per questo noi abbiamo cercato di far venire più persone possibili a partecipare con noi. All'evento in piazza era presente insieme ai genitori anche la mascotte dell'associazione, il piccolo Lorenzo.